Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Ranch Simulator. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici del canale, i sostenitori e naturalmente tutti coloro che si iscrivono al canale. Hi everyone. First of all, I want to say thank you so much to my moderators, friends and followers of the channel. And today we will go on our adventure with Ranch Simulator in the adventure of Zio Antonello. E naturalmente oggi continuiamo con le avventure di Zio Antonello. Allora, intanto recuperiamo l'auto. Ah, qui c'è ancora da tagliare altro legno, ok. E dove lo lasciamo? Eccolo là. Oggi facciamo un po' di... andiamo un po' in attività venatoria e quindi oggi facciamo un po' di caccia proprio per recuperare qualche Everons. Ok, allora qua però qua ce ne sono altri. Orenoschi carissimo, buon pomeriggio a te. E tu sì, e tu sì. Questo per il momento li lasciamo così. Morenoschi, buongiorno. Anzi, buon pomeriggio. Mi sono anticipato un po' oggi. Carissimo a te, super direttore. Zio Antonello adesso va a fare un po' di cascia. Prima che si fa tardino, ma devo recuperare. Devo recuperare recuperation letus etus. Ah, spero sia stato come sempre per qualcosa di piacevole. Noi nel frattempo ci portiamo un paio di queste cose perché in teoria si può beccare qualcosa, come se non, come si può anche non trovare nulla. Andiamo a fare questo tentativo. Ospito, è bravo. Allora, è una cosa buona, ottimo. E qua c'è una bella battuta di mani a Mr. Moreno. Etius, etius. Etius, etius. Oppa, una bella derapata ci vuole. Allora, sinistra. Voilà. Muro, muro mobile, occhio. Allora, a quanto pare l'area dove ci sono gli orsacciotten si è spostata, eh? Quindi non è solo, diciamo così, l'area intorno alla farm, il laghetto, ma è anche una parte del boschetto di sotto. Il boschetto dove lo metto non si sa. E quindi dobbiamo stare molto, ma molto attenti. E naturalmente saluto come sempre tutti i moderatori, ma in particolare i moderatori di questo canalozzo e i moderatori del canalozzo di Moreno, che sono DJ Sassi alla console. C'è DJ Sassi e poi c'è anche Stefanetto. Ora orsacchiotte, non mi ha visto, però qualcuno alle spalle mi potrebbe vedere. Tuts,
Tuz, tuz, tuz. Hoppla. Oh, giusto due colpi, vabbè. Siamo a Fortunition. Allora, intanto però mettiamoci qua su, perché almeno così, se vogliono attaccarci, noi ci attaccano. Dopodiché, etius etius, orsacciotten, facciamo un po' di riscaldamento, richiamiamo gli orsacciotten, vai, orsacciotten, orsacciotten, hey, hey, orsacciotten, orsacciotten, hey. E poi ci bucano alle spalle e ci fanno pure la pella, ma hey, hey. Ma teoricamente si trovano intorno alla collina vicino al laghetto, però devo vedere anche cacchio, mamma mia, morì, l'ho visto appena in tempo. Wow, morì, mo faccio il salto dell'orsacciotten e ti faccio vedere una cosa. Orsacciotten, eccolo lì, ragazzi, con la coda dell'occhio l'ho visto, mi sono salvato per un pelo. Orsacciotten, mi stavo quasi per prendere. Buon pomeriggio, e tu, e tu. No, mannaggia, mannaggia. Sta facendo una bella. Ammazza, come sono diventati cattivi, eh. La zappa sto porta, la zappa sto porta, la zappa. Storta Maurizio, Max, Luice. Oh yes, oh yes. Grazie mille Moreno, grazie per aver accolto il super mega presidentissimo. Thank you so much. Opla, vabbè. Oh, sto qua. Il match ma quasi fatto, ragazzi. Io l'ho visto con la coda dell'occhio. Mamma mia, appena hanno sentito Zappa, tutti gli orsacciotten si sono arrabbiati e hanno detto sì, andiamo a mangiare Zappen. Ora che lo facevano Pasqua e Pasquetto, annaccia. Quindi l'area è sempre questa, ma mi sa che sono diventati più cattivi, eh. Ma si sono mimetizzati comunque. Che l'ho riconosciuto, ma con la coda dell'occhio. Ciao miseria, va. Corsacciotte. Allora, vediamo un po' qua se troviamo qualcosa. Mi è sembrato di aver visto qualcosa. O forse sono gli alberozzi. Alberozzi, andiamo. Guardiamoci intorno. Questi sbucano all'improvviso, ragazzi. Sbucano come i funghi. I funghi. I funghi di Allah. E Molignana funghi di Allah. Hopla. Orsacciotten. Non mi prendi? Ma è quasi fatto. Orsacciotten non mi prenda. Faccia la miseria. Orsacciotten. Ja. Wunderbar. Giriamoci intorno ogni tanto, perché questi escono all'improvvisen, anzi all'intrasatten, e ci fanno la pellam. Dai su, il passo dell'orsacciotten e tuzze tuzze tuzzen. All guys, ah, l'ho sentito, ne ho sentito parlare, o forse, ah, sì, Twitch, Twitch, se non ricordo male, giusto, amore? Twitch, speriamo che non arrivi nessuno, sta chiotten qua, e mi fa la pella, ma nel dubbio, facciamo così, opla. Ah, ecco, allora, ora ho capito perché
non mi erano questo, questa cosa, questo modo, questo nome. E naturalmente salutiamo tutti gli amici e le amiche della regione Sardegna, la nostra Manuela del Drago, olè. Il nostro Federico Sardegna, olè. Il nostro Ita, olè. E chi più ne ha più ne metta, olè. E tuzzo e tuzzo, yes, yes, vai. Andiamo a vendere, andiamo a vendere ciccen. Ristoranten. Voilà. Allora io. All guys. Ho visto la copertina. The copertinos of the... Allora, se si sceglie poi un niente, vaiuni. Ci tocca ingassare? Come zero. Poi vi, li ho raccolti. Ah, beh, giustamente. Scheiße. Scendo vini, buono, buono. E tius, e tius. Andiamo a costruire il castello di Giandunello. Etius, etius. Oh yes, oh yes, oh yes. Oppala. Non male. Bisogna venire un po' con Gippen per vedere se è stabile. Oh no, zappa. Bisogna vedere se con Jeep si ribaltano i mezzi, perché se non si ribaltano con Jeep, allora vuol dire oppla, che hanno fatto un grande lavoro. Però nonostante tutto, ragazzuoli, sto giochino molto bellino. Allora dobbiamo andare a Etius, Etius, qui la sega, dove che l'ho lasciata? Mo Dermo, ho perso la sega. Sega, sega, ma sto ciccinava nella nusa, si ciccio, ma già ma vada nella giusta, mamma aspetta, forse sta là giù. Eccola lì. Anche io avevo letto Fall Guys, non so se è lo stesso. Je sais pas si c'est le même jeu. Oh. Allora ragazzi, io per quanto riguarda la durata del giorno e della notte su questo gioco qua ho messo un'ora di tempo reale, corrisponde alla giornata. Quindi rispetto ai 15 mi pare, 15 e 15. Quindi in teoria adesso vediamo anche un po' se vale la pena. Un'ora di gameplay più o meno, se è buono, perché se è così la prendiamo, lo lasciamo, altrimenti, come direbbe detto, desistiamo. Come la famosa mozzarella di Aversa. Per essere fresca tu la premi, se esce il latte la prendi, se non esce desisti. Le sciacque ti. Un creatura sta rumendo. Vecchiato. A sistemare il tutto, ragazzi, avete fatto le 5, facci la miseria.
And so, hi everyone, welcome to the stream. First of all, I want to say thank you so much to my moderators and people that are following this channel, friends and all the supporters. And today we will go working on the castle of Zio Antonellos. Oh yes, and the tattoos e tutti. Yeah. E dopo 10 minuti tutto. Siete veloci a mangiare, ragazzi. Se mi volete far partecipe, così almeno. What about? Opa, questa l'ho piazzata non proprio male. Ah, ok, cose personali. Ho capito. Allora, Zio Antonello, perché oggi abbiamo intitolato è tutta una questione di tac e punta, vogliuni? Beh, semplicemente perché Zio Antonello oggi dovrebbe fare un po' di cash jun, ma ho visto che è un po' scarso, e quindi... Oh, roleplay, azzo! Quindi è tutto. Trenino. Ah, ottimo, allora se è una cosa privata, meglio non insistere. Allora, sega, ma stuccisce una panella e non usa cicci. Ok, mi pare di aver raccolto tutto. Nel dubbio cipollibus. Ah, ottimo! Speriamo bene, Morino, perché sarebbe una bella cosa. Una grande cosa. Grande Giove. Come direbbe Doc Emmett Brown di Ritorno al Futuro. Effettivamente, ragazzi, da stare da soli è un po' monotono, però sperando che possiate trovare una co-conduttrice. Forse ci ottengo, forse ci ottengo. Se vuoi diventare più bello, costruisci il castello di Zio Antonello. Se vuoi puoi venire, Morino. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Vieni, dai. Zappiscino, se vuoi puoi venire anche tu. Tanto quasi per il momento c'è un po' di legnozzo da tagliare. Allora, quasi mi metto pure su Discord. Discord, from Discord to Discord. Time after time. Tutte, alright. Ok. Oh, Kevin.
Fetus. Non bisogna mai perdere l'allenamento. Hopla, sempre in formula. E c'è sta facendo quasi annuvolato. Annuvolation. Ora proprio finisce quel benzination. Ecco qua, finito benzination. Quanta benzina ci sta in macchina? Vabbè. Prossimamente bisogna rifare il pienozzo. O il pienotto. Ha caricato? Ok. La vita è una questione di tacco e punta. Se non ti muovi rimani incastrato con la punta. Lisciare carrozzelle. Ah, buona, buona. Oh, che bel castello, se quello di Zio Antonello. Oh, che bel castello, se Zio Antonello lo costruirà. E tu sei, bello. Ma fare pure un po' di burtello. Devo riavviare che ci arrivo. Qui là, buon pomeriggio, vai tranquillo, fai con calma e Sean. Do all the things you need. La cassuola sta per arrivare, more noschi e tu sì e tu sì. Ci viene a fare un po' di compagnia, Sean. Così, queste noi le caricamo più o meno un coppanatos. Mi pare che fino a 3 livelli si possono mettere, il resto mi pare che fluttua nell'aria, se non ricordo male. Vediamo un po', anche se fu. Buon pomeriggio a tutti. Buon primi di a toi, Monsieur Moreno. E voilà, c'è anche Monsieur Lazapastorta, se vous voulez venir sur Discord, vous pouvez venir. Buon après-midi. Zapation, se vuoi venire su Discord, sei benvenutation. Ma secondo me Zappa sta facendo pausa gelato strategico. Gelato au chocolat. Allora. Ah, ok. Salutiamo naturalmente tutti i colleghi
de Monsieur Lazapastor, naturellement. Non, io volevo insomma l'indirizzo. Allora, io c'ho un piccolo problema. What's the problem, miss? Impossibile accedere alla rete degli amici. Questo errore indica che la tua rete locale potrebbe essere connessa a internet. Con i server degli amici sono quando sono disponibili. Si è appoggiato sul self. Mi raccomando, andate, continuate, accattate, perché accattate è roba buona. Signore e signori, avvicinatevi, fate i vostri pienozzi, mi raccomando, e tu, signori, avvicinatevi. C'è il gran maestro, non so se si chiama maestro, comunque c'è qualcuno che lo chiama il presidentissimo. Mi raccomando, e accattatevi là. Cedi. Muoviti tranqui franchi, segui i cammini con i tranchi franchi. Però forse qua è la NASA. La rete degli amici. No, nulla, non mi dice impossibile connettersi alla rete degli amici, Steam. Ah, strano. Molto strano. Fammi mettere online, vediamo se funziona. Io. Ma allora, amici chat, accedi. Ok, vedi che adesso dovresti vedermi online. Non mi si connette. Aspetta, vediamo un po' se posso fare in vita. Allora, com'era che si faceva? In teoria dovrei essere online anch'io per invitarmi. Invita amico, vediamo un po'. Oh. Ma può essere che è un problema della rete di... Steam o magari proprio i server di Ranch non vanno, che può darsi pure che... può essere un problema di Steam. Aspetta, provo a riavviare PC di nuovo, magari si calma. Nel frattempo noi ci continuiamo la construction of the castle of Uncle Antonello. Perché zio Antonello è contento. Oh, qua ci vorrebbe una scaliscia, una scaletta. Allora, vediamo un po'. No, questa non va. Qui. Lì, eccomi. Ok, sei uscito a reservation. Oh, addio Steam, vediamo un attimo. Oh, ma che è sta? Ah, deve essere appoggiato a un muro, perché questo non è... non c'è un muro, scusate. Disconnesso dalla lista amici. Allora, iniziamo a preparare il solaietto. Oh, via. Sarà anche un problema momentaneo. Maybe.
Ferre. Allora, quasi quasi la scala la metterei. Ui. Ma il problema è, non ho capito perché quella scala non si mette in position o pole position. Aspetterò, tanto non è un problema. Alright, sta un problema momentaneo. Un po' in mezzo alla scatola sta scala, ma non mi piace qua. Nista. Ah, forse si può mettere, vediamo un po'. Questo angoletto qua si potrebbe mettere. Vediamo un po'. Questo però non mi piace, ma no, qua non si accede. Però così è un po' più comodo. E allora qua arrivati a questo punto mi conviene creare un'apertura. Prendiamo i pezzi di legno e costruiamo il nostro castello, mamma mia. Una zozza di castello. Oh, bacca. Sto levitando. No, non riesco ad accedere. Ahia. Va bene, però qua è strano. Vabbè, ti faccio compagnia in chat. Sì, va. Grazie. Grazie lo stesso. Mi dispiace soltanto che non c'è la miseria pure stavolta. Manco. No. Sarà per la prossima, non so. Ci riprovo un'altra volta, ma. Questo è qualcuno che ha gufato, ha detto no, lui non deve andare là perché deve mangiare l'insalata. L'insalata è finita. E quelli sono tutti un po'. È impossibile accedere alla rete degli amici. Questo è un errore indicato dalla tua rete locale, potrebbe essere a conoscenza delle cosine. Mr. Tovi, buon pomeriggio a te carissimo. How are you? Come stai? In questo momento con noi c'è la zappa storta, il presidentissimo. E se non hai riconosciuto The Voice of Moreno indirettamente nella nostra chat, etius. Mr. Tovi, thank you so much. Vabbè, allora io stacco da Discord. Ma se vuoi puoi restare, andiamo per qua. Vabbè, ho capito, per fare cosine. Ah, vabbè. Stasera. Ciao. Ciao, amore, grazie. Mr. Tovi, ovi, ovi, simpatico e carino. Mr. Tovi, e tuzzo. Ah, le finestre. Ecco. Ecco, vai. Mi ero proprio scordato di questa novità. Giovanotti, è arrivato il finestraro. Quando è asse 5, vasci la miseria. Oh, Giulietta, perché sei tu Giulietta o oh, Romeo? Perché tu hai l'alfa? Perché sono alfista? Ah, ragazzi. Ogni tanto qua il calore ci fa diventare un poco pazzerelli. Etius. Mr. Tovi, thank you so much. Thank you. Ma come si fa ad arrivare l'amo? Oh, forse così. Vediamo un po'. Se io metto così e arrivo qua, faccio un saltaino, un saltarello. Musicarello. Il musicarello. Ecco qua, vediamo un po' com'è. Però qua ragazzi ci vuole la porta.
Ci vuole la puertas, quindi guaglioni, sfasciamo qui, hopla, e mettiamo la puertas, voilà. Perché altrimenti qui si rimane incastrato. Eh sì. Oh yes. Per forza così. Hopla. Incastriscia. E la somma che fa il totale. Mister Tovi, un nome e una garanzia. Guagliuni, mi raccomando, andate a seguire Mister La Zappa Storta, andate a comprare tutti i suoi articoli, tutti i suoi gadget e soprattutto andate a seguire Mister Tovis. Altrimenti zio Antonello e Castello non lo fa proprio bello. Opla, tutto sommato però. Non male, non male l'idea. Vediamo un attimo se adesso metto il triangolo. No, non l'avevo considerato. Però ci sbatto con la testa qua vicino. Eh sì, ci sbatto. Allora, per fare, devo fare un passaggio esterno, sì. Eh sì, quindi piccola modification. Modification, perché non metti, ah, perché qui manca muro, giusto mount, qui manca il muro, voilà, ecco, mi ero ricordato chi è che me lo disse tempo fa. Etius, etius, allora dobbiamo fare etius, etius, poi dobbiamo mettere il triangolozzo, quindi 1, 2, esatto, è un po' così. Poi mettiamo la finestrella a fine. Ui, osservi. Progettiamo dopo. Opola. A proposito, ragazzuoli, comunque potete anche mettere un pochettino delle vostre icone del vostro canale o di vostri amici. Siete pronti? 3, 2, 1, via, mi raccomando, senza esagerare. Allora, fammi pensare. La finestra di Mariara, una la metto qua e un'altra la metto qua. Una qui. Almeno se c'è sole entra la luce. Abbiamo fatto anche un piccolo passaggetto. Quindi qui si può anche mettere il muretto vascia. Oh, muretto vascia! E tuzza e tuzza a mia lira. Vai zappa, anche tu, a zappa in questo momento. Ma casuali, se potete mettete anche un poco di icone del canale della Zappa Storta. E se non vi siete ancora iscritti al suo canale, vi raccomando iscrivetevi. Altrimenti Zio Antonello se la fa pieti, hop back, hop back. Mamma, qua forse ci posso mettere anche un'altra scala. Quella, eccola qua, questa qui. Oppala, andiamo un po'. Ui, 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 non facciamo scherzi. C'è un attimo, non facciamo scherzi, eh. Allora, riprendiamo, scala in legno. Allora, com'è? Ah, ok, allora forse ho capito. Vediamo un po' se ho capito, non così. Qui. Allora, questo me lo fa mettere solo così. Questo così, ma se io mi sposto più qua,
perché non me lo fa mettere? Bella domanda, Sean. Così non va bene. This way this is not good, not so good. Not good, no buono, no good. Allora, questo come l'ha messo? L'ho appoggiato così. Mister Toby sta sostenendo il canale con una sub. Grazie di cuore per il sostegno. Thanks. Oui, Mister Toby, grazie mille per il sostegno. Thank you so much. Grazie di cuore ragazzi. Thank you so much. Così possiamo sbloccare anche altre icone canale che ovviamente ci ha gentilmente creato la mamma di Aleasso, alla quale facciamo un applauso appena si sblocca il coso qua. E infatti l'icone canale come sempre. Ringrazio la mamma di Aleasso che ci ha gentilmente creato queste icone molto belle. L'apparenza, ricordate, può ingannare. Una cosa semplice a volte non può, non è proprio così. Allora, voglio quindi un'unica cosa che si può fare, ritornando a questo discorso qua, si può fare. No, non così. Scusatemi. Scusate. Grazie. Grazie Morino. Thank you so much. Allora, quasi quasi questo la sposto qua di un gradino, perché non, Malpensa ne ha detto gradino, non quella parola. Questa, mamma mia, giù. Allora, se io faccio così, alla fine, forse questa potrebbe essere la migliore soluzione. Entri qua, c'è la scala. Eh sì. Gli facciamo, la finestra sta qua, ma boh. Allora, costruisci, arreda. Vai dalle VIP, vai. Ragazzi. Bella. Ci sono sempre molti followers. O follower. A guardare in guardation. Allora, questo direi che qua quasi quasi ci metto questo, perché altrimenti veniamo giù, tanto per quasi da mettere il pavimentozzo, quindi guagliuni non vi preoccupate perché è tutto calcolato e voilà. Yes, oh yes. Etienne, etienne. E tiene, e tiene. Allora, quindi ma qua ci vogliono ancora un bel po' di etus, etus, vaggiù. Quindi sono 3, 6, 9. Però vorrei lasciare una parte a cendra vuota. Perché Pikachu. Opla, allora andiamo a vediamo un po' se c'è avanzata qualche tavola. Nishita, ya, quindi dobbiamo andare a tagliare. Let's go cutting. Che ha fatto? Ah, giusto. A proposito, qua mi sa che con il camioncino a voglia quante volte mi ingastro. Mi sono ingastrato e tutti e tutti e tutti ci trasferiamo in Svezia. Svizzero? Ya. Ma pure tedesco di Germania. E saluto naturalmente tutti gli amici che ci guardano dalla Germania. Hello German friends, thank you so much for watching my contents. Thank you. Et naturellement, je veux dire merci aux amis français de langue française qui regardent mes contenus. Merci beaucoup à tous. Et comme direbbe Moreno, et tous, et tous. Siamo gli etussi, siamo gli etussi, etussi, etussi. Non ci ferma la pioggia, danke.
Danke, danke, danke. Sehr gut, das ist sehr gut. Danke, danke, danke. Questo è bello, mi pare significa. Das ist gut. Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Brigadier, fünf, sette, gehen Sie bene, gute Nacht. Gut, super gut. Alle super gut. Mister Tovi, ah, tu te la ricordi di questa canzoncina? Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Brigadier. Fünf, sechs, ich halte ge, sieben, acht, gute Nacht. Vediamo se te la ricordi. Se te la ricordi. Azzo, allora sei leggermente. Quindi non sei proprio un giovincello, ma sei un giovinastro. Ciuccio, ciuccio. Il gelatino. Ti piace il gelatino a gusto di panna e nanna mozzarella. Ti piace il gelatino, poi la fragolina la devi dare a me. Gio Donatello, il gelatino, per chi la volesse cercare su YouTube. E sarebbe il figlio del grande Gigione. Colui che canta "Ma com'è bella sta campagnola". Le tuzze le aggiungo io, eh. Oppure tutto quanto una zinicola. Se andate nelle live di Pitti Combina Guai, ragazzi, ve le mette tutte. A proposito, se non conoscete Pitti Combina Guai, vi invito a passare nel suo canale ed iscrivervi. Non so se Zappa c'è, se magari qualcuno. Fare un attimo lo shoot-out, mi pare Pitti underscore combina underscore guai, se non ricordo male. Scia miseria. Tutto quanto una zinicola. Anzi, tutti quanti vogliono zio Antonello perché si costruisce il castello. E tu sei bello. Vai da Zotappo, vai da Zotappo, vai da Lorè, vai da Lorè, vai dalla Zappa, vai dalla Zappa, da Macho King, da Macho King. Dimmi quando è che vai in live te? Bitti dai, quando c'è vai in live. Bitti dai, quando c'è vai in live. Grazie Moreno, ah, perfetto, Moreno precisissimo. Grazie Moreno, thank you so much, ragazzuoli. Vi invito ad iscrivervi anche al canaloccio del nostro Pitti con Binaguai, perché alla fine diciamo che le principesse di casa hanno convinto il babbo e il papà e quindi finalmente anche lui va in lives. Etius, etius. Ah. Eh beh, secondo me mo sta in stand-by perché c'è la principessina che cresce. Ah, ecco. Ah, quindi si è anticipato con le ferie. Pipiti, Pitti, ma chi è Pitti? Monsieur Pitti. Etius, etius. Come si dice da Moreno. Quando le ferie sono finite, si va a lavorare, si lavoriccia. E tu, qui, già sono finite. Ah, altri, qua sotto alla pioggia. Vai, prima che finisce la benzina. Forse il congedo di paternità, può darsi pure, eh. Possibile. Eh sì, poi deve ritornare un'altra volta a fare come si dice, le tus et tus, a fare un po' di voilà, un po' di salti, i salti in bocca. Il mitico, mitico, mitico. Un solo giorno. Ah, è
Ma mi pare un po' strano che solo un giorno, eh. Se non ricordo male, mi pare che so fino a 3 mesi. O qualcosina in più pure. Ah, ok. Allora, mi ricordo male. Beh, quello è forse. Ah, quindi. Allora, strappa ritornation. E tuzzi, c'ha ragione Moreno. E tuzzi, ma aggiungere pure gli osso di esse. Perché questo lascia cadere le tavole? Perché ha sentito dire tuzzi e tuzzi. E si è subito rallegrato. Esatto. Sembra tuzzi e tuzzi. Oh, mi sono perso. Le tavolozze. Aspetta, gira, gira, gira. Eccole qua. E gira tutta la stanza con malipanza. Stanza. E tuzzi e tuzzi che canta. La gazza cantante, i Gigi Dag. Tre mesi succede qualcosa di poco buono. Ah, ok, allora no, quando è così, allora sembra una cosa, sembra corta tutto quanto, se è così, eh. Se è così, deve essere sempre qualcosa di corto. Ha finito di fare il vips. Adesso viene a fare i giri con gli elicotteri. Allora, questo ci va qua sopra? No, ovviamente. Ovviamente. Oh, aspetta. Oh, ci va. Andiamo un po'. Cacchio, mi sono scordato di tagliare quest'ultimo qua. Vai, vai. Quando si vede una ceppa lippa. La vita è una questione di tac e pun, dice zio Antonello. Perché se non ti muovi, non sei proprio bello. Ma appena si sente nominare zio Antonello lascia tutto. E zio Antonello, oh, vai giù. Stanca sanna mana l'acqua. Caffè patacca, il caffè che si abbanca. Oh, vai giù, ci dobbiamo andare a riparisci. Oppa, che fa? Aspetta, mi esce, se mi conviene qua, conviene. Vediamo un po' cosa perdiamo. Allora, aspetta un momento, la casina sta dietro. Mamma mia, è come Giove. Strizzichia, ecco qua. Qualche altro lambos, così mi fa vedere anche un po' la casa. Tuts. A posto, vai. Vai, amici a cucca, vai giù. Che è malacqua. Oh, facci la miseria. Eh sì, ma anche gli effetti speciali. Qui, dove sta? La tenda, allora, cassa, ok, ecco qua. Ecco qua, vai, vai, mamma mia, aiuto. Avete visto, ragazzi? Sono bello, bello a bagnomaria, anzi a bagno Antonello. Ah, c'era miseria. Oh, a proposito i gallinozzi, come stanno messi? Oh, cacchio, questi hanno finito i mangimi. C'è un uovo qua. E tius, com'è uscito questo uovo? Allora, mamma mia, quanto mangiano le gallinozze. E infatti hanno finito il mangime. Mamma mia, ragazzi. Uno, azzurro. Qua bisogna attrezzarsi, ma prima devo recuperare un po'.
Oh, tra l'altro vi faccio notare anche come hanno aggiunto anche l'acqua che batte sui vetri, eh. Sembra quasi di avere un caschetto in testa. Ho visto della legna qua dietro. Ah, questi sono quelli della macchina, ok. Speriamo che non si buggano. E infatti. No! Ma meno male che si è sbloccato. Oppla! Vai, vai! Vai, zio Antonello! Vai al coperto! Al coperto! E insomma, a coperto si va per dire. Oppla! Quindi qua mi converrebbe già costruire una tettoia. Sì. Perché siccome questo è il punto di carica e scarico, mi serve la tettoia. Ok, quindi ci dobbiamo ancora finire di sistemare. Cazzo, vai qua. Allora, mo devo fare la tettoia dall'altra parte, quindi mo mi devo mori, io pure io ho un UPS, ma c'ho anche uno stabilizzatore di tensione. Entrambi, quelli lì che si utilizzano nell'ambito dell'audio, proprio per questo fatto qua. E ovviamente ci ho collegato praticamente tutto ciò che elettricamente è estremamente sensibile. Cazzo, poi mi è venuto a trovare. Alcetta, Alcina, Alcetta. Diciamo che il problema più grande è quello lì, degli sbalzi di tensione. Una volta era nella rete telefonica, infatti prima, nei primi anni 90, si mettevano dei filtri, dei fusibili sulla prima presa telefonica, proprio perché si propagava gli sbalzi di temperature sulla rete, sbalzi di tensione, e quindi si bruciavano telefoni, no, ma sicuramente si bruciavano i primi modem router, ragazzi, anzi modem, sì, i modem si bruciavano come se fossero acqua fresca, ragazzi, acqua fresca, acqua chiara. Perché non va? Allora, questi, ah, forse perché tuz, no, non va perché non c'è il muro, sicuramente non c'è appoggio. Ok, ma non vi preoccupate, che zio Antonello ci pensa lui a tutto. Allora, perché non fa? Ah, ecco, e il muso picchi. Oh, sto pensando di lasciarlo, però queste cose qua. L'antenna, ah, allora tu con le antenne, con il discorso dell'antenna, come apri un mondo, perché io, essendo cibista, ho un'antenna radio sul tetto, ovviamente la mia in fibra di vetro, quindi non mi dà grosse preoccupazioni, ma il problema sussiste quando c'è vento forte. Però sì, ragazzi, le antenne, l'impianto dell'antenna è così. Bisognerebbe mettere uno scaricatore di tensione, o semplicemente utilizzare delle antenne che non sono metalliche, per farvele capire, quelle lì dei camper, che sono quelle omnidirezionali,
E quelle lì non si caricano elettrostaticamente. Ma per forza di cose uno deve fare così, poi uno si organizza, ragazzi, che diciamo che ci sono anche i piccoli apparati radio, nel mio caso, ma beh, le TV, chi collega ancora l'impianto hi-fi, l'antenna FM all'antenna dell'impianto della casa, insomma, sapete, ci sono diverse cose per cui. Ora non so se esiste uno scaricatore di tensione anche per le antenne della TV di casa. Io però per esempio su quello della radio c'ho una specie di fusibile che è arrivata a una certa tensione, stacca, si spezza però. E ho detto, siccome io ho un'antenna in vetroresina, non ho problemi di questo tipo. Oppala, andiamo a fare il pianozzo. Yuppidu. Eh sì, sicuramente, perché arrivata a un certo amperaggio poi si spacca. E quindi, ragazzi, pure molto spesso con la TV è la stessa cosa. Poi ho messo un paio di antenne di quelle lì che vi ho detto prima, sono omnidirezionale. E diciamo sono meno preoccupato perché ovviamente le cariche elettrostatiche sono molto meno frequenti, anzi non ci sono proprio, essendo praticamente in plastica e poi hanno un circuito all'interno che amplifica il segnale. Sono omnidirezionali, ne ho messe due perché beh, mi occorreva, siccome alcune frequenze le devo prendere da un'altra posizione, allora ho dovuto posizionare una seconda per prendere il segnale da un altro ripetitore. Il ripetitore, come dicono quelli lì che parlano proprio bello. Ovvia. Vediamo un attimino, perché qua devo ancora, mi sa, riprocettare il castello di Zio Andunello. Credevo fosse più semplice, invece mi sono reso conto che non è affatto semplice. Zio Andunello ancora una volta si è complicata la vita, guagliuni. Ah, una cosa importante. Oh, i cuoricini, guagliuni. Zappa, c'è Rocchigno qua che si sta dando da fare. Però un momento, allora. Cacchio. Oh cacchio, sto schioppate. No, aspetta un momento. Opla, no, dai. Scia miseria. Ah, ok, questo è vivo, meno male. Oh, si mette davanti i pitozzi. Mi sa che devo. Mi sa che devo, sì, devo costruire il fattaccio. Anzi, quasi quasi. Beh, qua non è ancora la sua posizione giusta. Allora, acqua, come stanno messi? No, non aprire. Nacci, un po' furbaciù. Allora, a cibo stanno a 2 di 7. Cacchio, questo è poco. 4 e mezzo, sì. Allora, dovrei avere di scorta un altro. No, non ho discorto, ok. Questo lo mettiamo qua. Ok, riempi, riempi. Nel frattempo andiamo a recuperation, un po' di mangime. Anzi, quasi quasi, visto che mi trovo. Io andrei a cascia. Oh, buono questo caffè.
Se il caffè patacca è il caffè che spacca, allora è ancora a tuo livello. E tutti guaglioni. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa e soprattutto vediamo se non ci fanno la pelle a me gli orsacchiotti. Anzi, gli orsacchiotten. Allora, vediamo se c'è qualcosina, però prima fammi caricare. Ok. E Amus. Sento un buon profumino di caffè tozzo. Allora, io utilizzo la moca. Sono anni la cucumella mai usata, sempre moca. Oh, la moca che viene detta a macchinette, poi caffè. Poi c'è la macchinette automatica che sarebbe quella lì che va con le cialde. La macchinette. Opla. Scusa mia cara, ma tu... sì, sì. Sì, vabbè, ho capito perché... Forse a Chiotta mi sta facendo la pella. Nel frattempo che sta carica. Oh, cappa. E tu? Ma quasi quasi. Vado a fare anch'io. Allora, dove devo andare? Direi di fare la vecchia strada, sì. Andiamo a destra. Anzi, quasi quasi. Buttiamoci un po' qua. Vediamo un po' se troviamo. Orsacchiotten, dove siete? C'è mister la zappa storta. Zuzu, è arrivato la zappa storta. Zuzu, non vedi chi c'è. E tuz. Tica. E tuz. Questo è il nuovo richiamo per gli orsacchiotti. E tuz. Tica. Vediamo se rispondono. E se rispondono saranno anche belli ingavoleti. La barista. Opla! Portate qualche caffè tozzo. Che qua si arriva qualche orsacciotto e no. Allora, vediamo un po'. Mettiamoci qui. Opla! Esattamente. Dalla barista quella lì che... E quando ti fai il caffè, eccolo lì, orsacchiotten, su, non mi hai visto? Orsacchiotten, quazze, ne sono due, orsacchiotten, upla, ecco perché non mi conviene, avete capito? È troppo lento a caricare sto cucina. Perché per mettere capo all'orsacchiotten ci vogliono due colpi, quindi niente ragazzi. Bisogna per forza utilizzare... Eccolo là, guarda come è cattivo. Etudes. Eccolo lì, Etudes. Orsacchiotten. C'è il barista qui, c'è la zappa storta. Mi hai visto? Non mi prendi. Zuzu, a zuzu. Ma te faccio vedere io se te magno. Zuzu, a zuzu, via qua. E te magno. Non mi prendi. Oh cacchio, questo mamma piglia. Oh cacchio. Prendiamo. No. Neccia miseria, io. Questi sono pericolosi. No. Mannaccia miseria. Cazzo, ma è incavolato nero questo. Questo orsacchiotto. Oh mamma roba. Dai, su, giusto un altro. Ma tu guarda cosa mi tocca fare. Cioè, non lo so. Quello poi dall'altro si è andato a parcheggiare proprio davanti alla macchina. Vediamo se riesco a salire. No. Uff, mamma mia. Oh, ragazzi, poco ci è mancato. Però qua non è finita, eh. Qua mi sa che ci sta qualcun altro, devo stare attento. Vediamo un po' di qua. Poco ci è mancato, ragazzi.
il Winchester qua è un po' lentino a caricare, però è efficace perché qua con due colpi, eccolo lì, orsacciotte, zuzu, guarda chi c'è, azzuzu, azzuzune, azzuzu, azzuzune, così, quando arriva qua, un colpo di pedale, quella parte, e tu se tu, so yes, so yes, ah fammi salire da dietro, giusto. Vediamo se riesco a salire. Vai, sali, sali, sali. Dai. Dov'è? Oh, orsacciotte? Pazze. Orsacciotte? Non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi. Orsacciotto? Zuzu. Zuzu. Azzuzu. Azzuzu. Aiuto, te magno, scendi da là sopra che te magno. Ma tu sei matto? Zuzu. Voilà. Ah, avete capito? In pratica è come se non vedesse più nessuno quando sta qua sopra. Meno male. Allora, credo di non aver più orsacciotti da... Orsacciotte, statemi lontano adesso perché devo caricare la ciccetta. Fate i bravi. Zuzu. Azzuzu. Ah ragazzi, ci sono riuscito giusto in tempo. Su, su. Voilà. Le jeux sont faits. Rien va plus. Allora, questa è la farma, quindi dobbiamo andare di là. Andiamo a vendere. Nous allons vendre l'avion de l'our. We will sell the meat of the bear. Perché the beers è a birra, quindi voglio che non ci sbagliate la pronuncia. Voilà, Ludo, buon pomeriggio a te carissimo. Qua c'è mancato poco che io sono fatto. O sarra cipo, o sarra cipo, o sarra cipo, o sarra cipo, tenutrato. Io, io, e copparregge, copparregge, e si muleta, si muleta. Quando guida ce fa caputta, in sarra cipo. Stavo dicendo che ci è mancato poco. Grazie, grazie. Occhio che c'è Moreno. E dicevo che ci è mancato poco di vedere il mio personaggio dopo una lunghissima e onorata carriera qua sul ranch. Sta per essere abbattuto da un orsacciotten molto molto incavolaten. Allora, manzo, niente, ci paghi normale, ma va bene così. No, 180, vai giù. Adesso però devo andare a pigliare il mangime, perché i gallinozzi stanno a corte. Anzi, fammi vedere se riesco a... Mangime, mangime, mangime. Di qua. Ah, buon bagno, avevo capito buon bagno, ho detto, ah, aspetta, sta male. e tu, ragazzuoli. Alla fine avete capito perché il titolo di oggi della live Tac e Punta. Ve l'ho dimostrato poco fa con gli ursi, che niente niente stanno per farmi seccos. Questi tornano utili, quanto c'ho? 1200, e beh, poco meno 190 ovviamente, e siamo giusto giusto a 1000. Voi ce ne vai, facci, vediamo. Ti devo dire una cosa, dimmi. Oi. Cioè no, fammi vuoi sposare? Ma va vattene, va disgraziato! Vai via, screanzato! La nostra Genoveffa è impassibile, ragazzi. Ah, ragazzuoli. Riuscirà alla fine
a conquistare il cuore di Genoveffa, Genevrieve, ma nel frattempo, ma quanti sacchi di... Ho preso 5 sacchi, o me ne sono scordato qualcuno la volta scorsa, ho la vaga impressione che la volta scorsa mi sono scordato un sacco. Ma sì, abbondiamo le calinozze. Ci fanno le uova d'oro. Le œuf d'or. Mentre mangio, grissini con la cioccolata. Oh, azzo! Ragazzi, voi permettete una liscia carcarozzo? Se qualcuno può, può riscattare con i punti canali a liscia carcarozzo, così lo faccio doppio. Grazie! Ok. Ah, grazie per chi. Grazie a chi ha messo un po' di liscia carcarozzo a giù. Perché il doppio liscia carcarozzo ha fatto effetto. Trinca e trinca e l'aria là. Ma prossimamente anche Morino metterà la liscia carcarozzo, eh? Beh, che Morino, lui come me, in automatico, di Alisci Gargarozzi ne facciamo in continuazione. Noi beviamo tanta acqua e Morino a volte anche tanta aranciata. A proposito, Morino, ma voi come andate al pranzo là? Opla, vai! Manovra la Nickes, che salutiamo il mitico Nick. Oh, no, 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 non uscire. Immagino, ti sei fatto come la sfravagatura, quindi. Cioè, ti sei dato da fare. Mi sa che questi vera non sono sufficienti, quindi gabbiozzo, questo non va bene. Nine. Allora, intanto fammi recuperare questo. E l'altro. Le prime due gallinozze già sono schiantate. Zappation. Le prime due gallinozze. Oh, Pulcino, che si ci fa qua? Pulcino, curioso. Hai capito il pulcinello? Hai capito il pulcinello? Questo il pulcinello ci avrebbe fatto un bello scherzetto. Allora, ragazzuoli, io direi tutto sommato di fermarci un pochino qui. Allora, che cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo parzialmente modificato una parte del progetto, perché ovviamente per accedere in questo punto ho dovuto un attimino, cioè per salire a pianti sopra, ho dovuto creare questo ambiente, perché ovviamente altrimenti non riusciamo ad usufruirne. Quindi ci abbiamo magari un'area deposito qua, ma anche, vi faccio vedere, un'area deposito dall'altra parte di sopra. Queste ipoteticamente dovrebbero essere degli spazi calpestabili, che poi vedremo un attimino come meglio riparare. Qui ovviamente ci sarà l'area di carico e scarico, che sicuramente verrà copiato. Oh cacchio, che è successo? Ho sentito la macchina che si è schiantata. Ecco cos'era. Scia miseria. E quindi stavo dicendo che naturalmente qui verrà fatta una piccola copertura per permettere ai mezzi più grandi di poter accedere a quest'area tranquillamente senza bagnarci la capessa. Poi qui stiamo progettando ancora. Naturalmente questo ci permetterà e creerà un'area calpestabile, ma allo stesso tempo potrà essere eventualmente riconvertita ad area di deposito o addirittura un'espansione del laboratorio. Quindi parliamo di laboratori su 2/3 livelli, come del resto è in stile di zio Tab, ma un po' più dello stile di zio Antonello. Allora, ragazzuoli, io approfitto per ringraziare Moreno per la compagnia, ringrazio Mr. Tovi per il sostegno al canale
con la Sub, ringrazio il gran maestro La Zappa Storta, ringrazio Mr. Tovi, l'ho ringraziato, vediamo un po' se ho mancato a qualcuno, che quasi sicuramente La Zappa Storta, perfetto. Ok, allora ragazzi, vediamo un po' a chi fare il raid. Allora ragazzi, io direi di fare il raid a Rosa Nera. Rosa Nera, anzi facciamo dall'altra parte. E naturalmente vi invito come sempre a restare nel raid, e quindi ringrazio naturalmente come sempre moderatori, moderatrici del canale, tutti i sostenitori e tutti coloro che naturalmente si iscrivono al canale e si iscrivono anche ai miei canali social. Per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione continua. Vi ricordo che questo video sarà disponibile su YouTube venerdì alle 12. E allora, grazie mille a tutti. Thank you so much. È stato buono. Grazie ancora a tutti. Thank you. Un bacione forte forte a tutti. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.